L'Academy of Art and Image, di cui è presidente Paola Zanoni, come ogni anno, organizza presso la sala accademica del Conservatorio Santa Cecilia degli eventi solidali nei confronti dei bambini. Iniziato anni fa con il regista Alessandro Di Filippo per il reparto di ematologia pediatrica del Policlinico Umberto I, che ha visto partecipe il direttore generale e i medici, ha proseguito lo scorso anno per la disabilità infantile del Policlinico Agostino Gemelli. Quest'anno con Notte per i Bambini si è voluto sostenere i bimbi delle parrocchie con la presenza di illustri ospiti che hanno sostenuto il progetto con la professoressa Vincenza Palmieri, presidente dell'INPEF, il presidente dell'AEREC Ernesto Carpentieri, coadiuvato da Carmen Seidel, presidente di Missione Futuro, e l'avvocato Viviana Paolini, anche lei dell'Academy. L'evento è iniziato con le esibizioni di sei soprano e con il premio Alma Palace, già consegnato come ogni anno a delle eccellenze come Mogol, Ennio Morricone, Lino Banfi, Sor Paola, Claudio Baglioni e molti altri. Quest'anno è stato consegnato a due straordinari attori, Valeria Fabrizi e Terence Hill, nelle rispettive fiction Che Dio ci aiuti e Don Matteo. Premi scultura da parte del maestro professor Fabrizio Savi e Valeria Fabrizi, che ricordiamo è un'attrice super amata che ha recitato in più di 60 film, ormai da anni Suor Costanza, personaggio TV, e Terence Hill, già attore della fiction Don Matteo e del rapporto con la città di Amelia, dove vive da molti anni. Presenti il sindaco dottoressa Laura Pernazza, Don Giuseppe Capsoni e la pittrice Grazia Cucco. Una serata all'insegna del rapporto con le parrocchie, con un omaggio a dei sacerdoti, Don Antonio Del Rico della Borgata Corviale, Don Giovanni Vincenzo Patanè nella parrocchia Regina Pacis di Ostia Lido e Don Fabio, i quali hanno ricevuto l'immagine del dipinto della Madonna dei Debitori. Molto toccante l'esibizione del cantante dell'Idroscalo di Ostia Umberto Sansovini con il brano È luce sia. In conclusione sono stati eseguiti dei brani del Dipartimento di Jazz del Conservatorio Santa Cecilia dedicati ai film di Terence Hill. A seguire la pericena con le vigne di Clementina Fabbi, i Mandriani, Quality Pan, l'Acqua Fiuggi, specialità Lattanzi, Stefanoni e Dolce Amaro.